Sono ritenute ancora gravi le condizioni dell'operaio quarantenne rimasto gravemente ustionato ieri pomeriggio intorno alle 16 a seguito dell'esplosione di una condotta del gas avvenuta durante i lavori di scavo eseguiti per conto dell'acquedotto pugliese in via Roma a Casalvecchio di Puglia nel Foggiano. La vittima è stata avvolta dalla violenta fiammata sprigionatasi a seguito della deflagrazione. È stata immediatamente soccorsa e trasportata al centro Grandi Ustionati di Bari. Nell'esplosione è coinvolta anche un'anziana rimasta intossicata dalle esalazioni. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118. In fiamme anche un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze. A seguito dell'onda d'urto sono andate in frantumi le finestre delle vicine abitazioni, molte delle quali fortunatamente disabitate. Sul posto intanto continuano le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili urbani, vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, insieme agli operai della rete del gas e dell'Enel, mentre le indagini sono affidate i carabinieri. L'esplosione sarebbe stata provocata da un cortocircuito scoppiato dopo il collegamento di una saldatrice a un generatore.